Sopravvissuti e sopravvissute, benvenuti su Watch Dogs Legion. Allora, ho deciso di portare un nuovo gioco, sempre Tira the President. Ho deciso di portare Watch Dogs Legion perché ho seguito l'alfa alla Games Week quando l'ho vista e ho seguito alcune dinamiche, il gioco, dinamiche del fatto che ci sia così differenziazione dei personaggi che puoi reclutare tutto, mi sembra abbastanza figo, importante da portare. Al che ho deciso di farlo. Spero che questo gioco possa interessarvi, spero che questo gioco vi piaccia. A me ispira tantissimo, spero che mi sia all'altezza delle mie aspettative. E niente, godiamocelo. Vediamo com'è. Vi invito a seguirci sui nostri social, come sempre, Instagram, Twitter e Facebook. Oltre a Twitch, che ogni tot facciamo le live, tendenzialmente ogni venerdì sera facciamo delle live. E iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condivideteci e continuate a seguirci. Iniziamo con questo Watch Dogs Legion. Ah, Londra, che città! Storia ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla e solo una notte per distruggere tutto. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. Porca puttana. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Sono dentro. Hai idea di cosa troveremo, Bagley? Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa attenzione, Dalton. Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Che figata, ragazzo. Parlamento per Parlamento di Londra. Fai la nanna? Mamma mia, che stecca sul naso che Mi ti sei sa presa, che ti ho fatto ragazzo. male. Ah, sono d'accordo, sono d'accordo. Wey. Fai il bravo e non dare spettacolo, Dalton. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Che dici? Beh, mi sembra giusta come cosa. Allora. Premi X per superare le ringhiere, salire sui muri e saltare oltre gli ostacoli. Vabbè, fino a qua ti è simpatico, è semplice. Beh, X, semplice, semplice. Tieni premuto L1 per una porta chiusa per arrivare al collegamento. Ok. Ah, oh, telecamerina. Cosa mi dici? Premi L1. Mentre mira, un dispositivo esplosivo farà creare la trappola. Però. Ok. Ok, me li ha segnalati, presumo. Sono solo tre, giusto? Easy. No, 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 sali, 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 sali. Non c'è nessuno, vai tranquilla. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ti prendi una stecca sul naso. Mamma mia, che botta. Dimmi che sei di spalle. Vabbè, siete proprio stupidi, non mi ha detto nessuno. Oh, ma sto Dalton tira delle stecche allucinanti, eh.
Scusa? Che botta. Ok, posso alzarmi in piedi. Merda, hanno scatole piene di roba del DedSec. Cosa? E come hanno fatto a prendersela? Non lo so, ma qualcuno vuole far sembrare che il DedSec sia stato qui. Merda, procedi con estrema cautela, Dalton. Ah no, guarda, pensavo di farmi uccidere, guarda. E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili, non credo sia un caso. A quanto pare. Cazzo, questo posto è pronto a saltare per aria. Gesù, quei contenitori. Bugly, non sarà... Nitro ammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bugly? Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di dati criptati dal piano sopra di te. Allora ci siamo. Fottio Vado di subito. Dati criptati? Allora, te ti muovi? Fai qualcosa? Vabbè, però l'IA è stupida di Cristo, eh. Messo la firma del DedSec su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il Parlamento e dare la colpa a noi. Non lo faranno se arrivi al detonatore. Simpaticone, è quello che sta cercando di fare. Guarda. Simpaticone. Ok, apri. Dalton è chiusa. Aprila con la forza. Bello. Andiamo alla Camera dei Comuni, House of Commons. La Camera dei Comuni. Chiunque siano questi tizi, devono avere le palle per prendere di mira il governo. A quanto pare. Ah, c'è qualcosa qua. Interagiamo. Ecco il detonatore. Ed è già innescato. Bugly, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bugly. Aspetta, forse conosco un modo. Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese? Cerca di sbrigarti. Ok, Bugly, ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate. Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Ci conto. Abbiamo compagnia sul retro. Merda. Dalton, abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bugly? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Ok, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Tra poco si balla. Cazzo. E anche qua si balla, mi sa, eh. Ce li ho addosso, prova a trattenerli. Non provare. Non c'è provare. Fare. Non può essere tanto lontano. Area libera. Controllo la prossima zona. Bugly, dimmi che stai per finire. Ho aggirato la sicurezza. Sto spulciando terabyte di finto codice che nascondono la sequenza di detonazione. Novità, Bugly! Diciamo solo che il livello di sicurezza anti-intromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ci sto lavorando. Insomma. No, guarda, ti sto sparando addosso, Ciccio. Che cazzo vuoi che faccia? Faccio sparare in testa. Che bigolo. Dai, dai.
Abbiamo un po' di MP. Ah, ci abbiamo anche l'MP5. Allora perché non usarla? Non so da dove sia cavata fuori l'MP5. Sì, spara. Dalton, problema. Mi servono le tue appendici fisiche ora. Le mie appendici fisiche. Simpatico. Che succede? Ci sono tre slot sulla sinistra, uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente, tira quel filo. Se mi fai saltare in aria... Se mi fai saltare in aria muoio. Non c'è alternative, te lo dico. Bomba disinnescata. Visto? Non è stato difficile, no? Bagley, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Wow, ma che cazzo sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Sullo schermo, Bagley. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Facciamo evacuare quei siti. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Toan. Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via! Sul tetto! Oh, dammi munizione, datemi munizione. Ah, basta passarci sopra. Ah, semplice, dai. Sabine, che succede? Siamo sotto attacco. È un massacro. Da protocollo dobbiamo cancellare tutto, anche Bagley. Mi serve per il trasmettitore. Lo so, ma nessuno deve sapere quel che sa Bagley. Nomi, operazioni, luoghi. Ok, farò alla vecchia maniera. Cancellalo. Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Merda. Ok, Bagley è andato. Sei da solo ora. Dalton, se va male... Andrà bene. Ci vediamo dove stabilito. Promesso. Pazzo. Buona fortuna. Oh, ma perché non mi dà l'arma? Perché non mi dà l'arma? Oh, ma che Kaiser? Vai. Vengo io da te, ciccio. Ah, ho avuto un attimo di problemi all'inizio, però dai, ce l'ho fatta. Figa, non mi tira fuori l'arma. Cacciavo la faccia in su, mi tira fuori niente. E insomma. Dove sei? E non direi tanto. No. Ottimo lavoro, Dalton Wolfe. Che cazzo saresti tu? Credi ancora di essere qui per salvare Londra? Mi dispiace deluderti. Ci aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini. Esatto. Per salvare il mondo. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. No,
Porca troia. Figa che botti, raga. È giunto il momento di reset. Oh mio Dio. Che trivellata. Mamma mia, che inizio bello col botto, mi piace. Hanno seminato distruzione in tre luoghi di Londra. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale. Centinaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata. Al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al Dead Set. Il gruppo terrorista di posizione di forza, Albion ha utilizzato avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del Dead Set. Un severo monito a tutti gli aspiranti. Le aziende più importanti del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Le attività criminali sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton. I cittadini onesti di Londra, grazie al prolungamento fino a data da destinarsi del mandato di Albion, la vita sta finalmente tornando alla normalità. In tutti i quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione. Confermano le fake news, i disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso, Albion continua a mantenere... circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del DeadSec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel dark web, sono state ampiamente smentite. Ma che cazzo è smentite? Ma no... non hanno trovato un solo fregati disposto a esporre pubblicamente tali teorie. Infatti, non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Ma vaccia paiat!